e benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio un video in collaborazione con una nuova azienda che mi ha gentilmente omaggiato di queste bellissime borse, perché questa azienda vende le borse. Ma prima di iniziare vi volevo invitare ad iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina per non perdere i prossimi video, di seguirmi sulla mia pagina Instagram, perché lì posto le foto delle cose che vi faccio vedere, di queste bellissime borse, di qualsiasi altre cose che faccio vedere nei miei video, ma anche nella mia vita privata, ma anche nella mia pagina Facebook, perché anche lì posto le foto di tutto quello che vi posso mostrare, sia nei video che nella vita quotidiana. E volevo anche invitarvi ad iscrivervi al mio gruppo, della mia amica ed io, che abbiamo aperto questo gruppo di Diamond Painting, perché mi farebbe piacere ingrandirlo tantissimo. Qui sotto, sotto nell'info box, troverete il link per andare in questo gruppo che abbiamo aperto io e l'amica mia. Se a voi piace il Diamond Painting, lì potete postare le vostre foto dei vostri lavori. E se vi piace il mio canale e volete sostenerlo, qui sotto nella barra del video ci sta questo cuoricino qui con la scritta grazie. Se voi cliccate lì potete donarmi qualcosa, mi farebbe tanto piacere, per ingranare un po' il mio canale e mandarlo avanti. Ne sarei tanto felice. Qui a fianco sempre vi lascio il video dove vi fa vedere dove sta questo cuoricino, così potete andare a dare una sbirciata e vedere cosa donarmi. E se vi piace questo video potete condividerlo nei vostri vari social. Ma chiusa parentesi, iniziamo subito a vedere qual è questa bellissima collaborazione che ho fatto con questa meravigliosa azienda. Eccomi qua! Allora, questo video è in collaborazione con l'azienda che si chiama LASNV. Questa azienda mi ha contattato e mi ha dato la possibilità di poter testare i loro prodotti. Loro vendono borse di tutti i tipi. Ringrazio l'azienda per avermi dato questa possibilità di collaborare con loro. Vi lascio il link qui in sovraimpressione e vi lascio anche il coupon sotto nell'info box. Trovate tutti i riferimenti per quanto riguarda il coupon, perché ci stanno veramente sconti bellissimi, e vendono borse di tutti i tipi, borse piccole, borse grandi, alla moda, qualsiasi tipo di borsa voi volete. Lì hanno di tutto. Ho guardato il loro sito, mi è piaciuto tantissimo, hanno veramente vasta scelta. Questa azienda è fornita, diciamo, di tutti i tipi di borse che voi potete scegliere. Infatti loro mi hanno dato la possibilità di scegliere qualche borsa, mi hanno dato un budget e io ho scelto tre borse. Vi premetto subito, vi volevo fare una piccola premessa. Alcune di queste borse sono in base al, vanno anche in base al prezzo. Se il prezzo è un po' più basso, la qualità della borsa è un po' inferiore, lo devo dire, purtroppo devo essere sincera, è un pelo inferiore. Però inferiore in che senso? Non per quanto riguarda la qualità, cioè la qualità in senso come è fatta la borsa, perché è costruita veramente bene, adesso ve le faccio vedere. Però magari manca qualche parte, ecco, perché più il costo è un po' più elevato, giustamente più ci stanno più materiali, è stata un pochetto più accurata. Però anche queste borse che vi faccio vedere non sono male, semplici, tranquille, per tutti i giorni, io le userò per tutti i giorni. E anche bisogna vedere anche la misura, perché vi faccio vedere adesso che ho preso una borsa, un pochino ci sono rimasta male perché pensavo fosse grande, però è veramente bella lo stesso. Allora, partiamo subito. Questo è il pacchettino, mi è venuto in questo pacchettino. Io sono riuscita a prendere tre borsette, di cui in verità una non è una borsetta ma è un borsellino. Adesso vi faccio vedere infatti il primo borsellino. Allora, questo è il borsellino che mi è arrivato. Io pensavo che fosse una borsa perché dal sito sembrava più grande, ma in realtà è piccolino, quindi occhio anche alle misure, bisogna che andate a vedere le misure. Io purtroppo quando ho aperto il pacco, visto che era piccolo, ci sono rimasta un po' così. Però dopo l'ho aperto il pacchettino per vedere com'era la borsa, la pochettina, ed è questa qua.
è bellissima. All'inizio avevo storto un po' il naso, ma in verità è veramente bella. Allora, se volete una pochettina oppure un portafoglio elegante, ma molto molto grazioso, elegante e grazioso, questo qui ve lo consiglio, cioè è bellissimo. Ovviamente trovate qualsiasi altro tipo di borsellino, non solo questo. Allora, ha la cerniera, adesso l'ho aperta un attimo. Allora, è fatto così, ha la cerniera molto grande, come vedete, bella spessa. Si apre tutta praticamente, si apre in questo modo qua, così. È completamente aperta, io a me mi casca tutto dalle mani, perfetto. E si apre proprio così. Ovviamente se volete mettere le monete non lo aprite tutta, ma l'aprite direttamente in questo modo qui. Ah, la catenella, perché questa in verità è stata tra virgolette progettata anche come borsetta. Io non la metterò mai come borsetta perché piccole così non riesco a portarle, io sono abituata a quelle grandi e queste piccole io le uso solo come portafogli. Però ha questa catenella molto resistente, fatta così semplice, e si va a mettere, io comunque vi faccio vedere magari qualcuno che è interessato a questo tipo di borsetta, si mette la catenella così, in questo modo qua, agganciato così, e si mette a tracolla, ma potete anche metterla con questo bellissimo manico fatto di perlozze gigantormiche con due asoline, diciamo, due chiusure grandi, e si mette da una parte così e dall'altra in questo modo qui, e potete portarvela in giro in questo modo qua. Cioè no, è veramente carina, è pucciosa, però dai, anche se diciamo più che altro sono rimasta male per la grandezza, però è veramente carina. Che poi in verità adesso, come adesso, ho guardato su internet, ho fatto il mio giro diciamo di moda, e ho visto che queste borsettine vanno tantissimo. Ci stanno anche quelle quadrate con il manico, ma piccole, anche più piccole di queste, cioè è veramente graziosa. Ve la faccio vedere da vicino, è bellissima, io adoro, adorino, è stupenda, veramente meravigliosa. Bella, dai, molto molto bella. Andiamo avanti. Allora vi lascio la chicca per ultimo, perché una mi è piaciuta tantissimo, anche questa mi è piaciuta. Allora, ho trovato questa borsetta qua, anche questa me l'aspettavo un pelo più grande, però comunque nel sito potete trovare anche le borse fatte proprio con i fiocchi e contro fiocchi, ecco. Questa io volevo, in verità, con il budget che avevo in più, volevo una borsetta non di tante pretese, e ho preso questa qua, che poi io questa qui in verità la desideravo tantissimo. Ed è fatta così, è semplicissima, è una borsetta semplicissima. Questa va benissimo per tutti i giorni, la potete portare dappertutto, la lasciate un po' all'aria aperta perché comunque ovviamente c'ha l'odore della fabbrica. E l'unica pecca che potete riscontrare con queste borsette così è che non hanno la fodera, non sono foderate, vedete, sono proprio semplici. Ha la scritta, una scritta a caso, diciamo, adesso non so cosa c'è scritto di preciso, City, non lo so. Comunque è carina, è trapuntata, ed è comunque all'interno è morbida, diciamo, la trapunta è morbida, di questa finta pelle, ed è abbastanza capiente, cioè è capientissima per essere una borsetta piccola, è capientissima. Ha la sua tracolla che è tagliata a vivo, come vedete, non è cucita con i bordi, ma è tagliata proprio a vivo. Vi consiglio di non mettere tante cose pesantissime, perché queste tracolle non sono molto resistenti, però è veramente carina. Io la voglio subito mettere alla prova, la voglio subito provare, perché è veramente bella. Ha un particolare che è la cernierina con questo gancetto qui. Adesso speriamo di riuscire a farvelo vedere, eccolo qui, fatto così, cioè molto elegante. E intanto la mettiamo, aspetta che qui c'ho il ventilatore e mi parte tutto. Allora, si mette così, si aggancia qui, se ci riesco. Qui sta un po', ecco, era un po' incastrato, ecco qua. E anche
quest'altra parte qua. E potete andare in giro con questa borsettina, poi con questo vestitino ci sta bene. Io cercavo una borsetta senza pretese, questa qui è bellissima. Ovviamente potete trovare borsette ancora più belle, ancora più ricamate, più fatte ad hoc, però queste qui, se invece voi non cercate una borsa troppo elaborata ma semplice proprio da tutti i giorni, questa qui ve la straconsiglio perché è bellissima, è top. Anche se non è foderata dentro, anzi meglio, secondo me è ancora meglio, perché tante volte la fodera mi dà fastidio perché rimpicciolisce la borsa, invece qui avete la borsa così com'è e potete riempirla con tutte le cose che volete, anche se non ha le taschine, ma la borsa è piccola, quindi ci sta tutto, è bellissima. Ve la faccio rivedere. Eccola qui, è veramente spettacolare, è uno spettacolo, bella. Adesso passiamo all'ultima borsa. Allora, io adoro il mare, adoro la sirenetta, adoro tutto quello che è estate, e questa borsa chiama estate, la volevo tantissimo, ed è la borsa a forma di conchiglia. No, non ci credo, io l'avevo vista da tutte le parti, però non ero mai riuscita a prenderla, e ho colto l'occasione di questa collaborazione grazie all'azienda LASNV per avermi dato questa meravigliosa possibilità di prenderla. Hanno vari colori e anche varie forme, ci stanno altre forme, rotonda, varie fantasie, però io quando ho visto questa me ne sono innamorata. L'ho presa bianca perché è più conchigliosa, ha più l'aspetto di una conchiglia, e ha i bordi rossi. La cosa che mi aveva fatto un po' storcere il nasino era la parte rossa, però dopo alla fine, quando l'ho aperta, mi sono ricreduta, perché all'interno è così. Adesso ve la apro. Ha tutti i glitter grossi, però sono attaccati bene, non cascano, no? Vedete? È bellissima. E all'interno è fatta così, vedete? All'interno rosso, per questo il contorno è rosso. E non mi dispiace per niente. L'unica pecca è che è venuta senza protezione, quindi è un peletto acciaccata, ma basta fare così e la conchiglia ritorna al suo splendore. Come cernierina ha una perlina con i brillantini, guardate quanto è bella, cioè questo dettaglio è veramente veramente bello. Eccola qui, vedete, c'ha i brillantini, è bellissima, e ha la sua tracolla che andiamo subito a mettere. Ed è fantastica, cioè io me ne sono innamorata, non vedo l'ora di utilizzarla. Questa si può mettere con tutto, perché comunque il colore può andare con tutto, nero, bianco, blu, rosa, verde, viola, arancione, non c'è gradazione di colore. Andiamo a metterla insieme la catenella, è bellissima, cioè io sono stata veramente contentissima di aver potuto prendere questa borsa, perché è fantastica. E sono sincera, tra le tre questa è la mia preferita, ovvio, ed è bellissima. Ha la tracolla dorata, top, molto molto carina, anche per uscire una sera, un pomeriggio, per fare una bella passeggiata bella, elegante, molto molto carina, cioè no, è bellissima. E vedete che comunque non sono tutte come questa, che non hanno la fodera, questa è proprio fatta bene, quindi hanno di tutto e di più. I loro prodotti mi sono piaciuti, sono sincera, quando li ho visti mi sono piaciuti tantissimo. Io ho voluto prendere questi perché il budget era quello che, perché mi avevano dato un budget, e quindi ho voluto sfruttarlo più che potevo, e infatti guardate che meraviglia. Queste sono tutte le borse che ho preso da questa azienda, che mi hanno omaggiato. Ringrazio tantissimo l'azienda LASNV per avermi dato questa meravigliosa possibilità di testare i loro prodotti. Io ve lo straconsiglio veramente tanto, hanno prodotti bellissimi. Vi lascio sotto nell'info box il link, e ve lo lascio qui anche in sovraimpressione, dell'azienda e anche dei prodotti. Se vi piace questa borsa, oppure vi piace questa, o siete curiosi di provare anche questa, io vi lascio sotto nell'info box, trovate tutte le informazioni e i link diretti a queste borse, perché veramente sono meravigliose. Quindi io ringrazio di nuovo l'azienda, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato idea per qualche
borsetta nuova per quest'estate, perché queste secondo me gridano estate, sono molto belle, eleganti, fresche, da tutti i giorni oppure da una serata, dove volete andare, queste qui vi accompagnano, vi potete portare quello che volete. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciatemi tantissimo, fatemi tanti commentini, fatemi sapere qual è la borsa che vi è piaciuta di più. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale ed attivate la campanellina per non perdere i prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!